Un saluto a chi ci segue, si avvicina la festa patronale cittadina di San Maurizio, ricorrenza che avrà quest'anno un sapore particolare, in occasione dei 15 anni dalla nascita della omonima comunità pastorale che riunisce le tre parrocchie di Cassano Maniago. Ne parliamo con Don Andrea Ferrarotti, parroco della città e responsabile della comunità pastorale. Buongiorno Luca. Buongiorno. Dunque, Don Andrea, tre lustri sono certamente un arco di tempo sufficiente per poter tracciare un bilancio e guardare anche alle prospettive future. Quali sono i passi più significativi compiuti in questi 15 anni e quali sono quelli che tu invece ritieni necessari da compiere nei prossimi anni? Beh, intanto grazie per la domanda, Luca. Io credo che il passo più significativo che sia stato fatto in questi 15 anni è che le tre parrocchie, che vuol dire la gente delle tre parrocchie, che vuol dire tanta gente della nostra città, ha cominciato a conoscersi, perché il tempo del campanilismo non permetteva certamente una conoscenza reale delle persone e delle realtà, e questo fatto io lo darei per assodato, cioè è un passo che è stato fatto. Il passo futuro, io credo che sia il passo che viene chiesto a tutta la cristianità in questo momento, cioè quello di percepire la propria identità, l'identità di credenti, come più forte delle singole appartenenze. Per cui, secondo me, il passo da fare è quello di uscire da quella che io chiamo un po' la logica del bilancino, per cui siamo sempre lì a guardare dove facciamo un evento, dove ne facciamo un altro, cosa proponiamo in una parrocchia, cosa ne proponiamo in un'altra. Diviso tre. Ma vorrei che ci fosse una proposta della comunità cristiana, e per comunità cristiana intendo tutti coloro che si riferiscono alla parrocchia, ma anche coloro che fanno parte di gruppi, movimenti, associazioni, che sono parte dell'unica realtà ecclesiale che è la Chiesa universale. E in un tempo in cui la fede sta venendo meno, si percepisce molto meno il desiderio di Dio, il bisogno della fede, chi ha questa forte identità viva un'apertura verso gli altri che diventa accoglienza, che diventa inclusività, che diventa proposta, pensandosi come un unico soggetto, i credenti. Grazie Don Andrea. Ecco, questa proposta unitaria sulla quale giustamente stai insistendo molto, come può essere utile per affrontare una sfida che ci sta di fronte come quella dell'emergenza educativa? La Chiesa ha sempre avuto, no, un fondamentale ruolo educativo. Quale contributo può dare in questo senso la nostra comunità cristiana? Certo, l'emergenza educativa è sotto gli occhi di tutti, e penso che tutti abbiamo figli, nipoti che ci fanno percepire anche in casa nostra il problema e la sfida, se vogliamo, educativa di questo nostro tempo. La Chiesa ha già risposto, l'ho già detto 2 anni fa a San Maurizio in questa occasione, facendo nascere la comunità educante, cioè l'insieme di tutti i soggetti che dentro la comunità cristiana si occupano di educazione, i genitori anzitutto e in primo luogo, i sacerdoti, tutte le catechiste, e noi incontriamo ancora un sacco di ragazzi alla catechesi, tutti gli allenatori, e faccio notare che la nuova società sportiva è quella che raduna il maggior numero di ragazzi in città, e quindi questi soggetti sono soggetti fondamentali intraecclesiali che ormai da un paio d'anni hanno imparato, e non senza difficoltà, a lavorare insieme. E anche sabato scorso ci siamo trovati proprio per questo. Questa offerta diventa una cosa che ci apre alla città, perché sarebbe bello se la comunità educante riuscisse davvero a inglobare, per esempio, il mondo della scuola, che è un mondo fondamentale. Un bambino, un ragazzo passano la maggior parte del loro tempo a scuola, e siamo tutti educatori con diverso titolo, in diverso modo, ma dell'unico soggetto. E quindi sarebbe molto bene che tutti gli educatori si trovassero, si parlassero. Da questo punto di vista abbiamo rivalutato l'anno scorso il percorso praticamente adolescenti, che diventa una carta molto bella da giocare. E l'anno scorso penso che sia stato seguito molto bene da tutti, ma in particolare dagli studenti e dai genitori della scuola media, che è un attimo il momento più critico, lo è sempre stato probabilmente, ma è quello su cui noi dobbiamo dedicare una maggiore attenzione. Quindi la Chiesa non solo si propone come soggetto educativo, ma si propone offrendo qualcosa, e questo sarà anche il tema
che tratterò domenica nell'omelia, perché in questo quindicesimo anno vorrei sottolineare che la comunità cristiana non solo si propone come soggetto interlocutorio, non solo chiede alcune cose, ma offre tante cose a tutti, ai credenti e ai non credenti. Ecco, sempre a proposito di educazione e quindi a proposito delle nuove generazioni, bisogna anche riconoscere che al di là delle cronache più recenti ci sono comunque ancora tanti ragazzi in gamba. L'esperienza vissuta da molti di loro alla GMG in questo senso è significativa. Allora, quale contributo possono dare i giovani al cammino futuro della nostra comunità? È verissimo, a Cassano ci sono un sacco di bravi ragazzi, come normalmente li chiamiamo, cioè di ragazzi generosi, attenti, intelligenti, svegli, che dedicano il loro tempo a tante cose, non solo a realtà ecclesiali, ma anche a tante altre realtà e istituzioni cittadine. Questo penso sia una cosa bellissima. Tra parentesi, penso che il compito della Chiesa sia quello di educare proprio questo, a un'apertura talmente grande che poi uno decide dove vivere i suoi talenti, dove applicare i suoi carismi, nella realtà sociale, nella realtà politica, nella realtà economica, nella realtà dell'aggregazione, nello sport, nella cura degli anziani, nel mondo della carità. Sono infinite le strade. Io a Cassano vedo davvero tanti ragazzi bravi, onesti, intelligenti, che mentre portano avanti la loro formazione, perché la giovinezza è anche il tempo in cui uno sta pervenendo alla definizione della sua formazione, hanno tempo per gli altri. Non solo questo, vedo anche tanti ragazzi che si interfacciano, io parlo per la Chiesa naturalmente, dicono le loro idee. Da questo punto di vista noi in Consiglio Pastorale abbiamo continuato ad inserire dei giovani, perché con la loro freschezza, con la loro intelligenza, a volte anche con la loro intemperanza, a volte anche con la loro capacità critica, a volte anche con quella contestazione che è giusto che i giovani abbiano, propongono, discutono, rilanciano, e questo ci sembra sia un modo bello per dare spazio ai giovani. Dico ci sembra perché intendo dire non solo a me, ma anche ai miei collaboratori, in primis ad Emanuele, ma poi a tutto il Consiglio Pastorale. Per cui l'attenzione che in questi anni, che sono stati anche anni difficili perché sono stati gli anni del Covid, è stata dedicata ai giovani, penso sia già il segno di quanto noi scommettiamo su questo. Ma io ripeto, secondo me a Cassano siamo molto fortunati, vedo davvero tanti ragazzi desiderosi, volonterosi, capaci di tante buone cose, e spero che tutta la società sappia valutare bene la loro presenza e sappia, tra virgolette, sfruttare bene i loro talenti. Grazie Don Andrea. Ecco, permettimi di tornare su un tema cui hai già fatto riferimento. I 15 anni della comunità pastorale San Maurizio coincidono anche con i 15 anni dalla proclamazione di San Maurizio stesso come patrono della città. Quindi, qual è il messaggio, ecco, che quest'anno pensi di rivolgere, in sintesi, se puoi darci un'anticipazione dell'omelia, certo, di domenica, alla comunità civile? Quest'anno appunto svolgerò l'omelia dicendo che cosa la comunità cristiana offre a tutti, e certamente mi sembra che si possa parlare dei percorsi di fede in primo luogo, che comunque valgono ancora molto, e a Cassano c'è ancora molta gente che crede, ci sono dei credenti che fanno percorsi di fede molto significativi. Questa è la prima cosa. Mi sembra che la nostra pastorale giovanile stia offrendo molto, anche i nostri oratori, come luoghi di raduno, come luoghi di formazione e di crescita. Pensiamo anche ad alcuni momenti in cui, si sa, viviamo un servizio aperto a tutti. Pensiamo all'oratorio estivo, che quest'anno ha radunato più di 1000 ragazzi come utenti e più di 200 educatori come curatori della proposta. Pensiamo a quanto a Cassano sia importante l'attività della Chiesa in campo culturale. Pensiamo all'auditorio, quest'anno torna il Cineforum, che tornerà anche con una versione speciale per gli anziani. Pensiamo davvero a cosa offriamo anche quando presentiamo mostre, concerti, quindi anche il campo culturale mi sembra sia molto promettente. Credo che appunto la Chiesa sia molto stimata anche per l'attività della carità. L'attività della Caritas io credo sia davvero sotto gli occhi di tutti, e il team della Caritas in questi anni ha avuto veramente molto da fare anche per le povertà antiche e nuove che si sono presentate alle nostre porte. Quest'anno lanciamo anche un nuovo servizio, perché a partire dal mese di ottobre, in realtà ci sarà un anticipo domenica prossima, ci sarà sul sito ogni settimana un articolo fruibile da tutti, che vuole essere un invito alla riflessione.
e questo lo dico proprio a tutti, venite sul sito, cercate di guardare cosa proponiamo, su ogni tema ci saranno parole comprensibili ma di stimolo al pensiero. Anche questo mi sembra sia un altro servizio che offriamo alla città. Quindi direi che quest'anno ci proponiamo dicendo: noi che siamo la comunità cristiana offriamo tante cose a tutti. Grazie Don Andrea. Grazie, buona serata.